Ciao ragazzi, quest'oggi sono qua assieme al grandissimo Giacomo Insano, chiamato anche Ovecchio da parte mia. Comunque quest'oggi ragazzi è ancora un video un po' diverso dal solito, perché volevamo provare a fare assieme la Bucky Pose, cioè questa. Bella. Ovviamente raga, non è che ci buttiamo a fare le cose a caso. Infatti è come il mio iPadino, perché abbiamo un tutorial da andare a seguire. Cazzo, è vero che non c'entra. Per seguire i procedimenti guarderemo il grande Vitali Pavlenko, che ha fatto un tutorial dettagliato. Ovviamente seguendo il tutorial lui ci fa vedere anche dei prerequisiti prima. Quindi qual è il primo requisito? Vabbè, 30 piegamenti. 30 piegamenti. Nel chilling. Facciamo un test? Facciamo un test, vediamo se ce l'abbiamo. Scaldiamoci là. No, ragazzi, tutto freddo. Quindi per ora provo io a fare i primi 30. Dammi il timer, coach. 3, 2, 1. Oh, ragazzi, già stanco, eh? Non sono, non faccio endurance. 29 e 30. Ok, 30 push up li ho io. Vediamo lui ora che parla. Farò 5. Attenzione, vediamo un po' la performance. Azzazza. Oh, vecchio, che dolore. E 30, ragazzi, ce li ha. Poi secondo prerequisito, ovvero 10 secondi e più di questa roba qua, dovrebbe essere l'elbow lever. Sì, dovrebbe. Qua skill calistenica base, tu la sai fare? Ci proviamo. Metti le mani così. E eccolo ragazzi. Magari sì, non sulla pianta, tiro una facciata. Faccio così. Ehi. Per cadere malissimo. Adesso vediamo il grandissimo Giacomo. Ah, ovviamente ragazzi trovate il suo Twitch giù in descrizione, anche di Instagram. Beh, lui non è un calistenico. Ah, vediamo. Almeno un secondo l'avrà. Là, parte. Più o meno. Che qua mi sa che abbiamo qualche problema tecnico. Ma non ci arrivo. Proviamo a farlo a gambe divaricate. Ragazzi, mi sa che corre qui sotto salta. No, ce l'ho. E qua si vede la differenza tra un calistenico e non. Vediamo se riesce a staccare i piedi. Uno la sta. Eccolo. Vabbè, più o meno. E lei che però io che... Beh, diciamo che qualche problema tecnico c'è, però perché prima ne avevo di più. Un minimo ce l'abbiamo. Ce l'ho. Procediamo ora al prossimo prerequisito. Ecco, abbiamo questo. Vabbè, questo qua dai, la frog stand, 10 secondi, braccia piegate. Si fa, forse. Ragazzi, era. Mi attingo ad andare. Allora, quindi è così. Accingo. E poi è così. Vabbè, questo easy, non so, forse il tipo lo faceva con le gambe più, vabbè. No, è uguale, va bene. Vediamo se almeno questo prerequisito come lo così, superiamo. Oppure così. Vecchio, come ti viene comodo? Attenzione. Vecchio, ammazzo. Vabbè, al massimo c'è l'erba, dai. Sì, vecchio, ce l'hai. La madonna, c'è il culo altissimo. Ok, 2, 3. Vecchio, ma che... 4, 5, 6, 7, 8. Ma è una minchiata. 9. Questo qua è facile, vecchio. Ok, in teoria questi erano tutti i prerequisiti per la Bucky Pose. Ecco, step 1. Allora, qua bisogna stare attenti, che ti fa vedere. Polso, ovviamente, fa male, giustamente. Capito. Vabbè, questo qua, ragazzi, è giusto per condizionarsi il polso. Vabbè, facciamo senza peso, noi ci sta. Vabbè, questo si può skippare, dai. Step numero 2, dobbiamo prendere la mano e... Infilarcela. No, girare dall'altra parte. A meno che non devi infilarla girando così. Vabbè, giustamente, per non andare sempre a stressare il gomito. Ecco, beh, qua vediamo lui che la fa. Step numero 3. Oh, vedi, questo è importante, il gomito. Praticamente devi prendere la gamba opposta rispetto al gomito. Così, dovremmo stare così. Vabbè, ok, questo qua, perfetto. Prossimo step, allora bisogna capire la distanza. Ah, ok, bisogna mettere il braccio lì. Ok. Ok, poi dopo da lì ti butti praticamente. Step numero 4, non è finita. Adesso da qua esegui tutti gli step precedenti. Questa è la partenza. Vabbè, ha detto che è 5 per max, dobbiamo fare le serie qua. Però aspetta, c'è uno step numero 5, vediamo. Vabbè, e step 5, vabbè, per... Ah, però vedi, possiamo anche assistere con la mano all'inizio. Sì. Ok, ce l'abbiamo apposta. Coraxor, vediamo. Ah, abbiamo detto così, no? Sì. Quindi tu praticamente... Aspetta, ma c'è qualcosa che... No, non mi trovo. Braccio destro, gamba sinistra, vero? Eh sì. Stoppo un attimo che voglio rivederlo. No, deve essere al centro. È che lui faceva in un modo, ma non mi sembra che sia la stessa cosa. È Raxor, quello...
fino a quando fa... Ok, tipo una roba del... no, però così non posso perché sto andando verso fuori. Ragazzi, piccola pausa, però lui... non ho capito niente io. Vediamo se effettivamente il grande Giacomo c'è. Provo con la destra, poi dopo sinistra. Con la destra devo stare così, braccio qua. Ah, così però la mano. Qualche problema tecnico effettivamente c'è. Vabbè, ma te sei dalla parte opposta. Oh, però c'era su, eh. Sì, però fallo girato verso la gamba. Girati dalla parte con la faccia verso di là. È complicato vedersi, ragazzi. Sì, vecchio. E fin qua. Fin qua. Devo togliere questa. Devo togliere l'altra. Cado, vecchio, difficilissimo. E dovresti farlo mano a mano, con, prima con le dita. Ragazzi, non lo fate a casa. Vabbè, ovviamente, ragazzi, cose non fate, nel senso. O comunque se le fate, come avete visto, ci sono dei prerequisiti da superare. Sì, vecchio. È che tu sei proiettato troppo in avanti col busto, lui è più laterale, capito? È difficile. E fino lì. Sì, vecchio. Allora, riproviamo, intanto togliamo i bastoni. Ragazzi, non è facile. No, non lo è, più che altro, cioè io non ho ancora capito bene come bisogna impostarsi con il corpo. Io tipo qua mi verrebbe più naturale farlo con questo braccio che con farlo con quello. Però così devo stare a braccia tese. No, non braccia tese, vecchio. È legato il braccio. È per forza questo, se no l'altro è impossibile. Devi stare più al centro. Non ho capito, ragazzi. Forse ci siamo. Lo faccio tipo indietro, vai. Provo a fare tipo così. Ok. No, mi veniva meglio dall'altra parte, aspetta. È per lì circa, dai. Sì, però con due braccia. Proverò a togliere la mano. Vai, ci riprova il nostro eroe. Se mi metto così, no? Sì. Sto su. Ok. E fin qua. E già lì è messo meglio di me. La parte complicata è da questo fare. Più che altro quegli occhiali non li vedo bene. Ah, gli occhiali non si rompono. Se da così. Merda, vecchio. Se da così. Aspetta. Lo sforzo fisico in male, c'è tutta sta parte che tira come. Anche te, sul dentato? Boh, qua sento. Il dentato. Sì, ma cioè nel senso che lo sento contratto. Così. E su. Ragazzi, vabbè, insomma, ma rendo io. E niente, io almeno devo arrivare al tuo punto. No, oh, riprovo adesso, ce la devo fare almeno da arrivare come lui. Ok. Vedi che faccio bene. Eh sì, da questo lato sì. Facciamo così. Ok. Ok, devo togliere solo. Non ce l'ho. Tigrante, ragazzi, fa malissimo. Sì, ma togliere quella mano lì è difficile perché noi mettiamo tutto il peso anche su, sull'altra. Qua bisognerebbe tipo fare con le dita, dare un minimo di supporto e poi vedere se da lì riesci a staccarti. Metto la mano più là. Ok. Il problema è. Ah. Ragazzi, va malissimo. Però almeno sono arrivato al tuo punto. Adesso il problema, ragazzi, è andare avanti. Ehi. Qua. Come fai a staccarla? Perché tu sei troppo dritto, lui ha il braccio che qua è un po' più piegato. Tipo più piegato. Forse anche così più che lui appoggia le gambe proprio. Allora, al massimo levi il braccio con Photoshop. Allora, riproviamo l'ultima volta, ragazzi, perché ho paura di spaccarmi. Allora, mi butto così e fino a qua direi che ci siamo. No. Non si riesce a togliere l'altra mano, raga. E niente, fallito. Però riproverò un'altra volta. E dunque, ragazzi, prova fallita, però ce l'abbiamo messa tutta. Mi sono preso due crampi qua e qualcosino anche sul quadricipite, quindi ci siamo impegnati, vero? Sì, c'ho un botto. Però quando, bella che iscrizione campanellina. Bellissima. Bella raga.